What a tutti ciurma e benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vi devo riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ero contentissima di essermi liberata gli acidi. Ma ovviamente il destino ha voluto che noi la ritrovassimo, davvero davvero fantastico. E lui l'ultima volta ci ha fatto un meraviglioso invito di andare a ballare insieme, quindi è una cosa che chiaramente già non possiamo rifiutare in alcun modo. Poi ragazzi, avevo detto che offline avrei fatto qualche sessione al poligono di tiro. Vi dico che sinceramente non ci sono ancora riuscita ragazzi, non ho avuto il tempo di farlo. In ogni caso spero insomma di riuscire prima dei prossimi episodi comunque a guadagnare qualche ciondolo per la valigetta. Quindi Leon e Ashley sono finalmente riuniti, ma lei è sconvolta e ha senso di colpa per ciò che ha fatto. Grazie alle parole di conforto ricevute, la ragazza si sente meglio e i due si incamminano per incontrare appunto Louis. Quindi l'ultima volta ci eravamo lasciati esattamente qua dal caro Eusti, dove appunto avevo visto che qua c'è anche il poligono di tiro. Qualcuno di voi mi ha appunto suggerito ragazzi di comprare il progetto per le accecanti, però qua effettivamente non lo vedo, quindi non ricordo se lo avevo già comprato. Comprerei uno spray medico ragazzi, perché la nostra situazione salute purtroppo non è al top. E per ora mi sa che dobbiamo restare così, quindi ovviamente userò uno spray medico. La vipera me la tengo fin quando posso, chiaramente ragazzi, per ancora quella famosa sfida di vendere le 3 vipere. Quindi non ci resta ragazzi che uscire e procedere. Allora qua intorno, qua in giro appunto, dovrebbero esserci tra l'altro questi benedetti medaglioni. Quindi vediamo un attimo di guardarci in giro e per non perderli apriamo pure qua cosa abbiamo di interessante. Altre risorse, questa cosa mi piace. E qua ci dovrebbe essere anche un medaglione. Possibile? Ecco, mamma mia raga, possibile che io sia così cieca? Ok, a posto. Allora, uno l'abbiamo preso. Qua, perlomeno qua fuori, sembrerebbe non esserci una ceppa, quindi probabilmente è da qui in avanti che ce ne saranno. Quindi vediamo un pochettino cosa abbiamo qua intorno. Apriamo tutti i mobiletti, perché cose tipo questa, ragazzi, possono farci veramente comodo. Questa è chiusa, niente da fare, non possiamo aprirla. E tesoro qua vicino, eccolo qua. Tac, tac, tac. Alessandrite, ma che carino, aspetta. Oh certo che possiamo incastonarcela la gemma, era proprio quella che mi serviva ragazzi. Tac, posso andarla a vendere. È yuppidu, yuppidu. Tieni, prenditi sto benedetto coso, 24.000, vai. Fantastico, vendo tutto. Direi ragazzi che visto che ci siamo, comprerò l'estensione per la valigetta. Visto che ho appena venduto l'oggetto e ho racimolato un po' di soldi, direi che è la cosa migliore da fare, perché comunque lo spazio serve. Quindi allora, vediamo se riesco a procedere senza interruzioni. La statua, sì, la vedo, Ashley. Davvero molto carina, gli manca la testa. E non solo la testa, gli mancano 3 teste. Ma dai, ma che è la chimera questa? Che roba è? Ah, ma tu guarda un po', ma tu guarda un po', c'è anche un quadruccio. C'è un'immagine sulla parete. Eh sì, la vedo, serpente, ariete sarà e un leone, quindi mi sa proprio che è la chimera, sì. Quindi là sopra c'è il medaglione, direi di distruggerlo perché è giusto farlo. E sfida, i ratti hanno infestato un'area del castello, ora stanno rosicchiando tutti i libri preziosi, ma a quegli eretici non frega nulla, vi prego che qualcuno si occupi di quelle carogne prima che sia troppo tardi. Quindi elimina tutti i ratti, 3 ratti ragazzi, quindi adesso pure questa... rottura di palle. Allora, sta musica non mi piace. Eccolo il ratto, lo vedo. Mamma mia, acchiapparlo sarà abbastanza difficile. Vanno veloci i bastardi, eh. Allora, vediamo qua. Qua ne vedo di teste, ma non vedo niente che possa esserci utile. Chissà se riuscirò a trovarli tutti i ratti. Allora, questa una statua ci di due serve serpenti. Perché la testa del serpente ovviamente ci serve. Però dovremmo riuscire ad aprire queste benedette sbarre. E come? Come puedo fare? Una sala da pranzo. Perché dovrei farla sedere? Mangiare scusa? Qui? No, grazie. Ma perché devo farla siediti. Sedere? Ma che cazzo significa? Okay. Con che cattivare gli ha detto Leon? Siediti. ma non è che magari sedersi. Un ratto. Un ratto, sta fermo lì. Ok, via. E se mi siedo pure io, che succede? Scusate. Ding.
Non succede niente. Dimmi, sì. Ti assegnano spesso missioni come questa? Beh, saranno sì, cazzi miei o no? Ma di solito non ho una compagnia così piacevole. Leon, senti, eccolo là. Non devi fare... Non devi fare questi apprezzamenti ridicoli. Comunque, allora, tutti i posti hanno un campanello, mi sembra di notare, ragazzi. Questo... è un problema che dobbiamo riuscire a risolvere in qualche modo. Bel vestito. Non te lo invidio per niente, guarda. Allora, risorse. Bisogna semplicemente trovare la combinazione giusta, mi sembra di capire. Ma come faccio a sapere qual è la combinazione giusta? Questa potrà essere una bella sfida, ragazzi. Ah, devo trovare due campanelli uguali, ci sfugge forse. Ancora... che palle enormi, veramente. Oh, questi sono uguali. Questi sono uguali, non me potete dire di no, perché questi sono uguali. Però non succede un cazzo. Aspetta, qua ci sono due quadri però. Due quadri. Quindi forse indica il posto dove bisogna stare seduti. Allora, pagnotta di pane e bottiglia e il nulla. Posate, piatto vuoto, bicchiere vuoto. Allora, Ashley, alza le chiappe. Aspetta. Ma che è? La chiama... Ma che è? Un cane? La chiama come un cane? Ma che è? Vabbè, allora, non c'ha manco la pagnotta quella tizia. Non ha nulla davanti a sé. Quindi allora, Ashley probabilmente deve stare seduta qua perché vedo bottiglia e pagnotta di pane. Quindi noi dove ci sediamo? Magari qua. Proviamo, ragazzi. Questo non c'è assolutamente niente davanti a sé. Che palle enormi, oh, che palle. Cioè, quando pensi di aver trovato una soluzione, t'attacchi al ca. Boh, proviamo adesso. Magari era sbagliato uno dei due posti. Ah, ecco qua. Bene, bene, per fortuna. Sì, ci siamo Leon, riusciti. Sì, c'è riuscito, Leon. Veramente una cosa epocale. Quindi testa di serpente, sì, grazie, anche sì. Da qua si può procedere, ma qua ci dovrebbe essere anche un medaglione blu, ragazzi. Facciamo attenzione, non ci facciamo sfuggire questi piccoli dettagli. Ma dove? Dove dovrebbe essere? Qua fuori? Come lo vedo? Che la finestra è chiusa, la tenda è chiusa, è tutto dannatamente chiuso. Io qua non vedo un ca. Vabbè. Ok, d'accordo. Allora lascerò perdere pure questa cosa dei medaglioni, per quanto io mi ci volessi impegnare, ragazzi, vi dico sinceramente. Però, poi le cose vanno così, vanno male. Quindi allora, testa di serpente, tacchete. Ci entra. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Non era pensata per questa statua, Ashley. Eppure ci entra, ma tu guarda un po' il miracolo. Va bene, proviamo ad andare di qua. Allora farò finta di non aver ascoltato le tue stupide, inutili parole. Leon, prendi un'armatura. Puoi usarlo come giubbotto antiproiettili? Un po' fuori moda per i miei gusti. Quanto si ritiene spiritosa sta ragazza? Penso ti starebbe molto bene. Senti, bella. Smettila di fare complimenti a Leon e di leccargli il culo, perché non è alla tua portata, ok? Mettitela tu un'armatura e liberaci della tua stupidità. Piccola chiave, perfetto, per aprire eventuali cassetti. Allora, questo posto, vedevo lì sinceramente, ma proprio sinceramente, non mi piace per niente. È troppo libero, è troppo vuoto sto posto. Mi puzza tantissimo di merda, ma di merda quella marcia, ragazzi. Scusate per paragone, ma vedete che c'è l'arietta lì sotto, un po' strana. Quella è la puzza di merda. Va bene, comunque direi... di ricaricare il fucile. Ashley, tu resta lì. Brava, esatto. Era quello, okay, esattamente quello che stavo pensando. Di non portarcela presso, perché potrebbe soltanto rompere i maroni. Quindi meglio evitare. Allora, tutte queste munizioni per fucile io le apprezzo, per carità. Anche quelle per pistola. Però non mi indica niente di buono sta roba. Io questa la prendo intanto. Immaginavo. No, non ci posso credere. E mo che devo fare, scusate. Serio, cosa cazzo devo fare questa cosa? No, vabbè, raga, Plagas nelle armature. Ma che porcheria è, Dio santo? Ma dai. Ecco, vedete, un accecante adesso farebbe tanto, davvero tanto comodo. Ma ce l'ho un accecante? Ce l'ho un accecante, buoni. Ecco, scusate ragazzi, ma fate bene a non rompere. Ecco, lui che ovviamente era ancora coperto, mo deve rompere tutti i maroni.
ovviamente, quindi siamo pronti perché avrei dovuto scoprire pure quest'altro prima. Resistenti le bastarde, via! Niente, forse era meglio usare il coltello, però vabbè. Se esplode anche così a me va bene. No, basta ragazzi. No, non l'ho colpito, non è possibile, ho mirato bene. Per una volta fatemi dire che ho mirato bene. Oddio. Che fa Ashley, che fa l'eroe. Che è successo? Potevi lanciarle prima, pezza di merda. Mannaggia, oh. Se deve ricordare sempre all'ultimo di fare ste cose. Sì, ma nel frattempo, no, io Chiedo per un amico. Posso fare altro? Cioè, per andarmene da qua o devo continuare? Ecco, a subire queste mostruosità. Per forza, sì, devo continuare. Ah, tra l'altro, il mio caro amico Roby, che saluto, che segue questa serie, mi ha suggerito più e più volte di utilizzare il parry. Cosa che io mi dimentico sempre puntualmente di fare. Quindi devo cercare un attimino di ricordarmi, ragazzi, perché può essere utile. Piuttosto che farmi colpire come una polla, sarebbe meglio ovviamente pararli, no? I colpi. Ovviamente sì, sì, però muori, bastardo, maledetto. Schifoso, lurido, pure te se ci metti. Allora, guarda, se te facciamo prima a fare così. E che cazzo? Ashley, tu non c'avevi le lanterne super mega iper funzionali? Ecco, questo c'ha la plaga dietro, via. Porca di quella vacca, miseria. Perché sono riuscita a farmi colpire di nuovo, ragazzi. Non so se prendo l'idea. Probabilmente sì. Ce l'abbiamo fatta? Sì! Sì! Buonanotte, cavalieri. Sto benissimo, guarda. Sono in punto di morte, ma sto benissimo. Quindi direi di... ok, utilizzare, ragazzi, questa bella miscela di piante, che ci salverà il culo anche questa volta. E altri oggetti interessanti qua intorno sembrerebbe di no. Quindi, da prode e cavaliere, prendiamo la donzella che si lancia. Ecco, oh, così. Sicuro di star bene? Ti sei bruciato? Nah, grazie dell'aiuto. Sei stata brava. Wow, cosa? Suppongo che Leon non ti abbia messo una mano sul sedere. Spero. Quella leva. Capito? Sì. Abbassa la leva, Ashley. L'altra leva! Ah no, stavolta andava bene. Va bene, dai. Questa volta te la faccio passare. Stammi vicino, va. Ok. Ok, allora, vediamo. Quindi di ritornare, non ovviamente. Non si muoveranno, vero? Spero di no, Dio santo. E sto dispositivo cubico, che me ne faccio? Oh, i ratti! I ratti! Ah, il ratto! Ok, 2 di 3, perfetto. Ce ne manca soltanto un altro per completare la sfida. E... ok, di qua si riapre. Dove siamo riusciti? Esattamente di qua. Ok, era quella porta che era chiusa praticamente. Direi di inserire la testa, visto che ci siamo. Tac, e te? Ci manca ancora un pezzo. E ci manca l'ultima, che suppongo se sarà da questa parte. Immagino, l'intuito mi dice che sarà da questa parte. L'ultima strada che ci è rimasta, quindi suppongo proprio di sì. Quindi ricarichiamo un attimino nel frattempo che sbirciamo in questi vari mobili. Un'altra piantina rossa, davvero molto interessante. Quest'altro mobile cosa contiene? Un'altra piantina verde, anche questo molto interessante. Però di cui siamo già stati, quindi ricarichiamo il nostro prode fucile antisommossa e procediamo di qua. Ecco, già che mi mettono sta musica, non andiamo per niente bene, ma proprio per niente, eh. Intanto misceletta di piante già pronta, ragazzi, per eventuali evenienze. Ho paura, sinceramente vi dico, a procedere, perché non so quali altri orrori aspettarmi. Già stavo giusto parlando di orrori. Mi hanno dato una granata a frammentazione. Oddio, non me dite. Sto posto mi sa che è un inferno, ragazzi. Io non voglio disturbare alcun tipo di rituale. Quindi poi, ecco fatto, mossa va di. Voi fate come se io non ci fossi. Ecco, vedete qual è la rottura di coglioni? Ecco fatto, fantastico. Oh, davvero meraviglioso.
Davvero meraviglioso. Sarà una gran rottura di palle come immaginavo. Perché mi ricordavo qualcosa. Oddio. È il bastardo. Il bastardo là sopra. Bastardo di merda. Stato fermo un po'. Oh, ma lo colpisce o no? Raga, non capisco se lo sto colpendo. Oddio, no, l'ha presa. Molla Ashley. Merda. Oddio, quasi sparo Ashley. No! La plaga gigante, no! No, raga, è la fine, è la fine. È la fine. Allora, sto pezzo sarà il delirio, io ve lo dico. No, la plaga gigante, no, ti prego. No, questa, raga, è immortale. Questa non muore mai. Non muore mai, sta merda schifosa. Ok. Molla pure tu, Ashley. Zio sano. Oddio, raga. Il delirio. Sì, ok, fantastico. Proprio qua vicino, certo. Un medaglione, ma guarda un po'. Qualcuno mi ha sparato, non so che è stato. Scusate, datemi il tempo di raccogliere le cose importanti. Allora, Ashley, io ti proporrei di starmi veramente vicina. Ecco, se li manco pure, Cristo santo! No, regà, 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 what? Rido tantissimo. Attenzione, mannaggia santa. Sul balcone, cara. Non li vedi questi che vengono da qui? O sei cieca? E dai. Ferita. Mamma mia. No, regà. Madonna santa di Dio. Leon. Questi sono i momenti, quelli davvero bellissimi. Ma manco una granata a frammentazione. Oh, una granata assordante me la posso fare però. Solo una. Quindi ce l'avevo la ricetta. Anzi, due. Attenzione. Anzi, potrei farmene forse pure tre. Attenzione. Ok, questa cosa potrebbe essere positiva. Potrebbe volgere al nostro vantaggio, ragazzi. Ok, teniamo bene a mente questa cosa. Ci abbiamo ben tre granate stordenti. Qua comunque si formano tante plagas. Quindi devo aspettare il momento giusto per usarle, ragazzi. Non sprecarle a cazzo di cane, ovviamente. Non fare cazzate. Fare cazzate, quindi proviamo ad aggredirli. Ecco qua, sì, aggredirli in par de parle, aggredire. Pure te, ciao, mollala. Mollala. Ok, facciamo fuori pure questo così. La Splagas. Oddio, dov'è la plaga? No, non mi voglio, regà, imbottigliare in un angolo. Ok, proviamo a lanciarla adesso. Vediamo un attimo. Ok, questo è positivo. È fantastica questa cosa. Ok, facciamo saltare qualche testa da distante. Sempre se riesco. Ma devo far fuori quel figlio di una grandissima troia. Dai, Ashley, ma dico io. No, non vedi che sta arrivando a romperti i maroni? Non lo vedi? È Leon dall'altro lato. Di quanti me ne devo occupare? Quanti me devo occupare? Non lo so io. Da dove arrivano, Cristo santo? Dappertutto arrivano. Oddio. Che diavolo succede? Non ancora l'ho fatto fuori il bastardo. Mamma mia, raga. Ok, è morto. Dov'è? No, raga, da qua non lo colpito. Ok, colpito. Oddio, ne arrivano altri. Oh no, gli scudi no. Gli scudi no, tutto ma gli scudi no, cazzo. Ah! Ecco, si è fatta colpire in pieno. Il genio del male, proprio il genio del male. Oh, è molla. No, raga, è il delirio. È il delirio. Ma non ce la posso fare, ma quanti cazzo sono? Poi tra l'altro con questi scudi del cazzo. Ecco, non ho per salvare lei. Non ho fatto in tempo a colpire questi. No, regà, dai. Dove la porti, bastardo? Ok, allora, regà, questi qua mo sono una spina nel fianco. Una granata, mi servirebbe anche solo una granata, guarda. Una sola ne voglio. Ovviamente non me la dà nessuno la granata. Chiaramente. Oh, vediamo se riusciamo a salire un attimino, a sbrogliarci da sta situazione del cazzo in cui siamo. Non credo che possiamo fare una mazza, regà. Possiamo solo rialzare il ponte.
che comunque è una cosa che ci serviva a fare, però non so se possiamo sfuggire da sta situazione di merda. Oh cazzo è qua! Bastardo maledetto che non sei altro! E vaffanculo! Ashley, toglimi da cazzo! Ok. E vabbè, no, regà! No, regà, non gli riesco a fare un cazzo! No, un altro ancora! Ma che è? Una presa per il culo! Non si affronta, eppure, arrivano cattivissimi, tra l'altro. Ok, uno è stato fatto fuori. Ashley, dai, vieni qua. Ashley, muoviti! Ma aspetta cosa? Arrivano più incazzati che mai, mi dice, aspetta. Muori, Cristo Dio! Muori! Mamma mia! Ok, ho usato Ashley, pure l'ultima miscela sì, che avevo. Grazie. E dai, sempre a preoccuparsi che lei stia bene. Ma qualcuno si preoccupa mai se noi stiamo bene? Sì, lo chiede lei, ma solo per leccarci le chiappe. Oh, allora, cosa abbiamo qua intorno, tra l'altro? Allora, pesetas di qua, e di là c'è pure un tesoro che manco ho visto, ovviamente, ma è in questo forziere. Ecco fatto, un diamante giallo. Va bene, diciamo di sì. Rompiamo i vasetti. Da quest'altra parte, da qualche parte, ci dovrebbe essere il medaglione, che era quello che avevo rotto prima. Perfetto. Quindi, mo, come torno di là? Questa è una domanda importante, una domanda seria a cui devo assolutamente trovare risposta. Risposta già trovata. Le scalette di qua. Riapriamo questa porta che prima era chiusa, ovviamente, e possiamo finalmente andare a recuperare la testa di Ariete che ci serviva già da un sacco di tempo. Ok, prima rompiamo i vasetti. Rompiamo i vasetti. Prendiamo le piante, prendiamo le munizioni. Mi creerò un'altra misceletta per le emergenze. Riorganizzo tutto. Munizioni, fucile. Testa di capra. Io ho detto Ariete, ma era una testa di capra. Perfetto. Ecco fatto. Che meraviglia. Ecco. Porco due. Un colpo in canna c'avevo. Ditemi voi, ragazzi, se è normale. Uno, due e tre. Tre, senti, a tre. A cosa? Che cazzo, ma se non ricarico. Oh, spappolati un po'. Grazie, che già mi avete spappolato i maroni. Ci fate andare via in santa pace? Dio santissimo, possiamo andarcene? Abbiamo preso tutto? Spero di sì. Santa fede, che pazienza che ci vuole. Allora, ma io non vorrei dire, ma qua al piano di sopra, eccolo il medaglione. Eccolo qua. Stava ben nascosto. Ce ne mancano due. Ma gli altri due, chissà dove minchia stanno. Una piantina verde. Guarda un po' il dettaglio che mi è sfuggito, ragazzi. Però volevo tornare a dare un'occhiatina qua, perché mi sa che a questo piano ci dovrebbe essere un medaglione. Eccolo qua, nascosto dietro i tendaggi, ovviamente. Quindi ce ne mancherà uno. È quello incredibile che stava tipo dietro la finestra, oltre la finestra, che non si capiva. Qui le sedie si muovono da sole. Io direi di squagliarcela. Visto che mi ci trovavo, ragazzi, ho salvato la partita nel dubbio, visto che comunque certe sessioni sono veramente faticose da fare. Inseriamo finalmente sta benedetta testa di crapa, e così si apre quella porta. Mi chiedo quanto sia distante sta benedetta. Leon, le scale! Stai indietro. Ah, davvero splendido. Corri. Vai! E dove va? L'eroina di sta ceppa? In una stanza, che altro potrebbe fare? Non scappo. Non scappi? Aspettami, Leon. Ah, lei vuole fare l'eroina, come ho detto prima. Ah,
Davvero splendido vestire proprio i panni di Ashley. Che vedevo di? Io non vedevo l'ora, okay. Signore e signori. Mi serve una luce. Che cazzo ci faccio? Oddio. Illumina davanti. Ok, quindi praticamente questa è la nostra arma. Questo mi state a dire? Oddio, in luoghi oscuri e tenebrosi mi dite di avanzare? No, raga, io non... posso fare così. Cioè, tra l'altro, ovviamente in un'ala semidistrutta del castello, tipo l'ala ovest della Bella e la Bestia, insomma. Speriamo non ci sia. Non spaventarmi così. Assoreta. Mannaggia la miseria. Pure i ratti, no. Mi serviva l'ultimo ratto, tra l'altro, per la sfida. E mo' m'attacco bellamente a sta cippa. Perché Ashley, figurate se si, messe, se si mette a spiaccicare i ratti. È un orologio. È un orologio? Cosa dice il foglio? Gli antichi avi rispondono all'ora prescelta. Se cerchi la benedizione del Signore, abbi coraggio e affronta l'oscurità. Certo, l'oscurità. Non vedevo l'ora. E che cazzo di ora dovrebbe... Ah, è pure rotto. A che ora dovrebbero rispondere gli avi? Scusate, eh? Cioè, io come dovrei saperlo? Non posso rompere i vasi, non posso fare niente. Va bene, vorrà dire che proverò ad andare di qua. E vediamo... Oddio, cosa c'è di interessante, anche se sto posto non mi piace. Ma proprio per niente, ragazzi. Oddio, non vedevo l'ora, ripeto, di vedermi proprio nei panni della povera indifesa Ashley. Ecco, mi serve una chiave, Dio santissimo, per l'ascensore. Il disastro più totale. Oddio, no, pure ste figure, raga, con sti teli sopra, e dai. Perché me volete far prendere gli infarti? Che bastardi immensi, bastardi grandissimi siete. Siete proprio dei grandissimi bastardi. Io continuo a procedere, ma... Ecco, un'altra... Ah! Questa si apre il passaggio segreto di qua, però senza lanterna io dovevo girare questa novella. Che chissà cosa mai farà. Una scala nascosta porterà a una specie di stanza segreta. Ok, aprirà una scala nascosta. Wow, Ashley l'investigatrice. Meglio di Jessica Fletcher. Mamma mia, che ansia di tutto, raga. Chiavi. Oh, no, 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 no. I rumori no, non mi piacciono per niente. Anche posso dirlo. Qua ci serviva quel cubo che aveva trovato Leon. Fatto sta che io ad andare verso i rumori, cioè non è che avrei tutta sta gran voglia, se proprio devo dire tutto sinceramente. No, raga, non ce la posso fa. Oh, Cristo di Dio, che cazzo è? No, ti prego. Oddio, una plaga. Ma giustamente le plagas vanno cioè giù di accecante, giusto? Ah, però così le blocco solo. No, siete dei bastardi. No! No, 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 raga. No, io non posso fare questo. Non potete pretendere che io faccia questa cosa. Qual è quella giusta? Assoreta! Non è quella giusta. Oh, cazzo, raga. No, 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 no. Io non posso fare ciò. Ok, è quella giusta. Via, 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 fatemi entrare. Via, via, premi, premi, premi. No, allora, premi, che cazzo, muoviti. Allora, essere in difesa, raga, è una cosa che mi spaventa tantissimo nei giochi horror. E adesso? Ovviamente, perché quando hai un'arma comunque ti senti in qualche modo di poter combattere quello che hai di fronte. Quando sei indifeso, che non puoi fare nulla, a me mi comincia a partire l'ansietta. La tipica ansietta da gioco horror. Dove siamo riusciti? Quindi se l'unica cosa che possiamo fare contro sti nemici è bloccarli, riprendono vita molto presto. Leon! Ashley! Stai bene? Aspetta! Mi invento qualcosa!
Ok, sta facendo la coraggiosa, dai, comunque si può apprezzare, apprezzabile questa cosa, se proprio la devo dire tutta. Lo stemma, la chiave per uscire da questo maledetto posto, lo stemma è della famiglia Salazar, per trovarlo devo avventurarmi nel mausoleo sotterraneo che è infestato da quelle dannate armature. Oh signore misericordioso, esercita la tua virtuosa su giustizia contro il malvagio usurpatore, il folle mostro Ramon Salazar, e che le tue benedette fiamme blu proteggano per sempre il tuo fedele servitore. Le fiamme blu. Ok, lo stemma di Salazar. Lo devo trovare. Sto cazzo che ce va. Dobbiamo trovare lo stemma di Salazar. Bella, bella rottura, bel problema. E qua, ditemi che è qua. Ah, le 11.04 per il reloj, sarebbe a dire per l'orologio. Esatto. Forse c'è altro. Ma quindi l'orologio è qua, l'orologio comunque è qua, quindi magari riusciamo a trovare qua quello che ci serve. Quindi le 11.04, vediamo un attimino se riusciamo ad essere così precisi, ragazzi. Sarebbe a dire le 11. Funziona. Ok, funziona. Wow, funziona. Sì. Ashley, meglio di Jessica Fletcher. Cioè, se era lì all'ingresso, perché non penso che questo sia lo stesso orologio. Oddio, non lo so. Sinceramente. Quindi ovviamente la parte di sotto è infestata, ecco, da ste cazzo di cose schifose. Io non ce la posso fare così. No, 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 io ste cose non le posso fare, raga. No, 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 no. Vivere così con l'ansia dov'è? Dov'è? Oddio, che devo fare? Devo tornare indietro. Quindi, immagino. Perché mi hanno fatto ripassare da qua? Oddio, spero che sia la parte giusta. Eccolo l'orologio, ok. Quindi sarà lo stesso orario? Proviamo, raga. Dovrebbe essere giusto. Sì. Ok, meno male che ho ritrovato subito la strada, raga. Che cosa che non è tanto da me, perché nel panico di solito comunque poi mi perdo. Ecco, ah, fantastico. Ancora più bello. E ancora più nelle profondità dei sotterranei. Che cosa meravigliosa. Con Ashley, ovviamente. Io non vedevo l'ora di addentrarmi in questa incredibile, mirabolante avventura con Ashley. Ovviamente. Forza, quindi presto. Dobbiamo andare ancora più giù. E vai. Sempre nelle profondità. Muoviti, muoviti, muoviti. State lontane, bestiacce schifose, luride. Ho la luce. Non lo so se sarà basta armature, tesoro mio. Dov'è? Ah, si è aperto di qua. Oddio, regà. Oddio, regà. No, non avevo appena detto basta. No, no, no. Lo stemma di Salazar. Io, no, regà. Oddio, mi serve. No, porco due. No, 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 no. Siete dei maledetti. Tutti li devo attivare. No, ma siete proprio dei maledetti. Maledetti tantissimo. Si attiveranno tutte. No, 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 regà. Quanto mi posso ridere. Quanto è divertente tutto ciò. Quanto è divertente. Mi manca l'ultimo. Mi stanno inseguendo. Muoviti, cazzo. Muoviti, 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 muoviti. Oddio. 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 Corri. Oddio, viva pure sta cosa. No, regà. Io me ne voglio andare. Ma cosa... No, io non ce la posso fare. Cosa devo fare adesso? Cosa cazzo devo fare adesso? Allora, proviamo a vedere se cambia qualcosa, ma... Oh, ci sono tre lanterne comunque. Ma si possono girare? Cosa devo fare? Ok, ogni lampada fa la sua luce. Credo, esatto. Allora, questa qua è una stella, quindi questa andrebbe qua. Ma posso scambiarle? Ok, posso scambiarle per fortuna. Questa qua in mano è la luna piena, quindi va qui, ovviamente. E questa qua in mano è un quarto di luna, quindi va proprio qua. Perfetto. Ci siamo.
Ok, adesso bisogna tornare fin lì per rimetterlo a posto sto coso. Come ci torno? No, 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 non spegnetevi. No, 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 no. Non ce la faccio più. Ma siete dei maledetti bastardi. No, regà, non c'ho la lanterna. La lanterna la devo riprendere. Me lo sto chiedendo adesso che sono andata via. Come passo? No, regà, no. Ma che cazzo mi state a fare? No, 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 no. Muovetevi. No, 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 non posso, non posso, non posso. Si sono spente tutte le luci a blu. Io non posso fare queste cose, Cristo. Non me potete fare queste cose. No, mannaggia tutto. Per un colpo del cazzius. Ok, mi fa ripartire da qua. Però devo stare un attimo più attenta a dove passo. Sono dappertutto, cioè in tutti i lati, ragazzi. Me colpirà, me colpirà. Oddio, io non so se faccio in tempo. Oddio, dimmi le security! Ok, l'ansietta ce l'abbiamo. Come faccio a tornare dove mi serve lo stemma? Spero che non... No, raga, e come faccio? Ma che cazzo? Come dovrei fare? Scusate. Scusate, me lo spiegate un attimino, perché non mi è troppo chiaro quello che devo fare. Perché comunque lanterne non ne ho più. Cioè, mi state a dire che la devo far arrivare fin qua sotto e la devo evitare? Questo mi state dicendo, ma è follia, mi colpirà comunque, maledizione. Dai, vieni bella, su. Forza! Non essere timida, non essere timida! Oddio, ti prego, dimmi che sopra non ce ne stanno altre, ti prego. Non posso, no, no, non posso sopportare altre cose. È un incubo! È un incubo, ditemi che devo andarmene di qua, vi prego. Ditemi che questa è la strada più breve per arrivare dove devo arrivare. Oh Cristo Dio. No, regà, dai, ma è il delirio. È il delirio. Non so se è di qua che devo andare. Sto andando completamente a caso. Forse è giusto. Ok, forse è la strada giusta. Regà, non so cosa mi abbia indirizzato fino a qua. Ecco lo stemma di Salazar. Grazie, grazie, grazie a quella cosa che mi ha guidato. Per fortuna, ragazzi. Ok, Ashley, così non sono stata a girare intorno troppo. Bene. Meno male. Sì. Un attimo, ti tiro fuori. Come dovresti tirarlo fuori? Ah, con la leva, giustamente. Se non ci fosse questo tizio incastrato qua sopra, sarebbe ancora meglio. Ovviamente. Via. Oh. Ecco la chiave. Tieni. Prova questa. E dove la mette? Riesci a scendere? Ti prendo io. Ecco qua, continua a far sì. Piacione. Forse sì. Sì, però devi prima aprire. È su. Ashley! Ma porca di quella miseria. Me la porti via così? Merda. Dopo tutto lo sforzo che ha fatto per farmi uscire. No, vabbè. Vabbè, ragazzi, allora, oggi siamo fortunati perché riusciamo a finire il capitolo giusto finendo l'episodio di oggi. Per cui riprenderemo da qui la prossima volta, inizieremo il capitolo 10. Io sono curiosa, raga, di vedere quando riusciremo ad incontrare Luis. Sembra l'incontro col Papa, cioè impossibile incontrarlo. Però vedremo di riuscirci la prossima volta. Non so, adesso ci ha portato via Ashley, ragazzi. Dal lato sono contenta, però sono tolta un po' dalle palle. Però dall'altro mi dispiace, dai, poverina, si è sforzata. Apprezziamo sforzo. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!